Allora, che racconto? Si vede dalla forma, no? Vedi? C'è questa specie di conca, di valle, per cui pare che fosse una parte vulcanica un tempo. E siamo nel mezzo del Chianti classico, Panzano che è là alle mie spalle, la Cessiena, Firenze dietro. Qui siamo nel mezzo della zona del Chianti classico che va da Firenze a Siena, e Panzano è proprio il fulcro di quest'area. Bello è che le piante prendono la caratteristica del terreno, se il terreno è adatto alla viticoltura. Non tutti i terreni qui sono adatti a avere buone viti. Per esempio, noi in alcune parti della nostra azienda, dopo 20 anni, quando abbiamo smontato una vigna, non ce l'abbiamo ripiantata perché il terreno non era perfetto. Il Cabernet, che prima pareva fosse solo in Francia, non poteva essere da nessun'altra parte, arrivando in Chianti, in realtà ci è stato molto bene, perché il terreno del Chianti è particolare, adatto anche per il Cabernet. Cabernet ovviamente ha la caratteristica che matura dopo, sicché non è soggetto a quel che ho detto prima delle gelate, è meno soggetto all'oidio, è meno soggetto alla peronospera, però per esempio è più soggetto al mal dell'esca, che è un'altra malattia. Allora, dipende, non si sa esattamente da cosa, chi dice che parte dai vivai, da dove arrivano le viti, che c'è qualche cosa nel terreno. Noi ne abbiamo tantissimo e proviamo a potarlo subito appena ce ne accorgiamo con un paio di forbici diverse da quelle con cui potiamo le altre viti. Non c'è rimedio se non tagliare la vite e ripiantarne una nuova dopo aver aspettato un po' di anni. Per cui non c'è, è un fungo che dalle radici parte, entra dentro il tronco, svuota il tronco e uccide la pianta. Per cui questa è una bella zona, per quello noi ci teniamo che diventi sì una microzona del Chianti classico, perché siamo stati i primi a tirar fuori questo biodistretto e siamo attenti, per cui non si lavora nulla, quindi non c'è trattori che passano, solo si passa il trattore per fare i trattamenti. Però vedi, l'erba è tagliata, è tenuto tutto fermo perché non vogliamo disturbare sotto la terra. Magari se è molto caldo, ma ancora quest'anno non lo è, passiamo con un solco nel mezzo per dare un po' d'aria. Però questo l'abbiamo fatto nel 17, ma 18 e 19 non l'abbiamo fatto, 20 neanche credo, perché le viti sono verdi, vedi? C'è il bel colore. Come dire, il vino di prima faceva schifo rispetto a ora, ma all'epoca il palato era quello, il vino andava bene quello. Ora tutto un po' cambiato, va anche un po' a moda, devo dire. Ora tutti amiamo il cemento. Ora noi ieri per l'appunto abbiamo tirato fuori 4 serbatoi di lamiera smaltata che avevamo qui dal 75 e abbiamo messo il cemento. Noi non avevamo mai avuto cemento, sì ce lo abbiamo da diversi anni, ma non è che abbiamo avuto cemento, abbiamo levato il cemento, abbiamo messo l'acciaio e ora si è rimesso il cemento. E è un po' a mode, tutti baricca prima, ora non più baricca, tutto cemento, ora fra un po' di nuovo rismonterà. Abbiamo fatto le stanze di cemento, levate, messo l'acciaio, ora via l'acciaio, ora... insomma è tutto un po' a moda, eh? Però è chiaro che il gusto del vino deve corrispondere al palato delle persone, e le persone ora si sono sempre più abituate ad avere un gusto più raffinato, hanno imparato di più. E per cui è anche importante che il vino che si propone non abbia difetti. Ai tempi dei ricasoli è chiaro che era un po' ossidato il vino, ma non è che era così, funzionava così. Poi piano piano sono arrivati gli enologi, sono arrivate le infiltrazioni, diciamo, dall'estero, da fuori, c'è stato un miscuglio di idee, che è bello anche questo, no? Per cui abbiamo imparato noi dai francesi, i francesi stanno imparando qualcosa dall'Italia. Insomma, è interessante questo giro di notizie. Certo sì, è che ci sono, come c'è stato spiegato anni fa da un microbiologo francese, nel mondo ci sono poche zone vocate per la viticoltura, non sono così tante, per cui questo sarebbe bello rispettarlo. Credo che ci si farà, perché il business del vino è nato negli anni, no, 70, 80, 90, ora non è più un business grosso perché tutti hanno imparato a fare il vino buono.
però non tutti i terreni sono adatti a fare il vino buono. Quest'area qui, ma non la nostra azienda, quest'area qua tutta è vocata per il vino buono. Non fare il vino buono, bisogna essere dei ciuchi. Allora, le anfore che abbiamo preso ormai nel 2009, fatte qui vicino all'Impruneta da Artenova, diciamo è stata un po' una prova per vedere come il vino maturava in terra locale, perché è a 15 km da qui. E... sono di Galestro? No, queste sono di Argilla. Perché ho visto Fontodi le fa di Galestro. Questa è un'anfora di Fontodi che ci dette anni fa per... siccome siamo stati un po' i primi a provare qui nell'area, non nel mondo, a provare un po' le anfore, Fontodi poi cominciano a rifare anche loro gli orci per il vino e ci dette questa per fare una prova. Per cui ora, durante la vendemmia, li usiamo come contenitori, non ci mettiamo la solforosa, però poi da qui passano in altri contenitori, non si fa più pura anfora, perché rilascia un po' di sapore, cosa che non rilasciano questi tini di cacio pesto che sono fatti a Pontedera, insomma vicino a Pisa. Questo è un mix di terre fra argilla, gres, diversi tipi di terre, sono tutte frantumate, pestate e poi con una colla speciale tenute insieme è costruito questo contenitore. Il cacio pesto era usato, i romani lo usavano per fare le strade all'epoca, perché con tutto quello che gli, i laterizi che gli avanzavano mescolavano e rifacevano le strade, perché Roma è fatta parecchio con il cacio pesto. E questo per il vino abbiamo visto che il vino respira molto bene e non lascia sapore particolare, per cui qui noi ora facciamo il Sangiovese senza solfiti, sta qui dentro.